chi non lavora. No! Mi ha detto ieri mia moglie. Allora io mi sveglio alle 6 di mattina, mi lavo il viso, mi lavo i denti, bevo un po' d'acqua, caffè e latte, prendo e vado fuori, scendo, mi vesto, prendo lo zainetto dove c'è il mangiare, prendo e vo giù. Esco di casa, vado alla stazione di Firenze di Fiedi, che ce l'ho 5 minuti da casa, prendo il treno. Questa forma di integrazione tra servizi e enti che la città metropolitana ha voluto darsi per la gestione della legge 68 prevede il comitato tecnico come cabina di regia nella quale i servizi territoriali sociosanitari e sociali incontrano i centri per l'impiego e in particolare i GOTS, ovvero gruppi di lavoro territoriali dove i singoli operatori dei servizi hanno la possibilità di portare i singoli cittadini, i lavoratori che presentano particolari difficoltà all'inserimento lavorativo. Il comitato tecnico e il GOTS sono anche momenti di supervisione degli inserimenti lavorativi più difficili e anche in particolare nell'attivazione dei tutoraggi e nei rapporti tra aziende e appunto operatori dei servizi. Siamo certi che questa forma di integrazione tra servizi e enti che in provincia di Firenze caratterizza la gestione della legge 68 rappresenti una buona prassi che a nostro avviso ha garantito uno sviluppo della cultura dell'inserimento lavorativo in modo trasversale, sia nei centri per l'impiego che hanno potuto avvicinarsi alla realtà dei servizi socioassistenziali, sia all'interno dei servizi sociosanitari e sociali che hanno potuto acquisire formazione rispetto agli inserimenti del lavoro e al mondo aziendale. Devo dire che la famiglia Ricci innanzitutto è grandiosa perché ha accolto a braccia aperte queste persone, anche se ci sono delle leggi che stabiliscono che ci sono delle percentuali di ragazzi con la categoria protetta che devono essere assunti, ma noi non facciamo caso neanche a questo. Abbiamo tantissimi casi all'interno di persone che hanno delle difficoltà, no? E per noi è anche importante averle all'interno perché stabiliscono anche degli equilibri diversi, perché all'esterno di queste realtà produttive
non sappiamo bene che ci sono dei problemi più seri, no? E devo dire che con Chantal in particolar modo abbiamo ottenuto veramente un grosso risultato, perché è bravissima sul lavoro, è una ragazza serena e sorridente che ci ha portato una luce diversa all'interno del reparto, quindi siamo soddisfatti. Ringraziamo ogni tanto, sia placido questo nostro esserci, questo essere corpi scelti per l'incastro dei compagni d'amore. Il progetto dei tirocini di osservazione della ASL 10 Firenze ha come obiettivo quello di colmare uno spazio, un tempo fra i cosiddetti inserimenti socioterapeutici, magari in contesti aziendali protetti, in cui vengono coinvolti gli utenti dei servizi, e per esempio gli inserimenti lavorativi in azienda. Ecco, tra queste due realtà mancava un'esperienza di mezzo, un'esperienza mediana fra queste. Ecco, i tirocini di osservazione volevano rispondere proprio a questa esigenza. Quindi l'azienda che ha in carico un tirocino d'osservazione ha la possibilità di conoscere e formare il lavoratore che intende inserire in azienda per la legge 68 e si trova tutelata anche per quanto riguarda l'obbligo di legge. Il lavoratore dal suo canto invece ha del tempo a disposizione per apprendere quelle che sono le competenze necessarie per svolgere il lavoro, conoscere l'ambiente, nonché i colleghi della situazione lavorativa, e avere quindi un'opportunità anche di prepararsi al meglio per una riuscita duratura dell'inserimento. L'attivazione dei percorsi di tirocinio nelle sue varie forme ha trovato la collaborazione di molte aziende del territorio legate al collocamento mirato, quindi obbligate ai sensi della legge 68, e tutte le aziende sono state molto collaborative nel voler sperimentare queste forme di tirocinio e dare la propria disponibilità anche alla valutazione di percorsi rivolti a soggetti con particolari difficoltà di inserimento lavorativo. Questo ha dato origine ad una collaborazione ancora più stretta con le aziende del territorio, sia le aziende profit, quindi aziende soggette agli obblighi della legge 68, che anche le cooperative sociali. Il tempo e la distanza, no? Che c'è da entrare in un tirocinio a l'eventuale prospettiva lavorativa. Difficile gestione per la persona certamente, però quindi un compito per gli operatori. Ho cercato anche di lavorare come golf, come assistenza familiare agli anziani, però non lo trovavo perché le persone mi dicevano no, ma te sei disabile, sei tu che hai bisogno. Perché questo è un mestiere dove si impara sempre. A me non mi hanno detto, dove c'è sempre da imparare in pelletteria. Con il primo stipendio ho comprato l'iPad. A me mi piace del mio lavoro stare anche a contatto con le colleghe di lavoro, quelle che fanno parte del mio gruppo. Ora posso dire che sono contentissima. Perché anche grazie a tirocinio d'osservazione ho potuto scoprire anche le mie abilità manuali. Ho scoperto che
non è sempre, si può fare anche quello che non si desidera fare, perché per lavorare in poletteria non mi era mai sfiorato e mi piace. Sono stata seguita per bene con persone umane, con persone che ci capiscono, come capiscono le nostre condizioni. E non ci seguono per pietà, però ci seguono perché sanno che siamo anche noi validi, sanno che possiamo fare tante cose. E grazie a loro sono stata anche segnalata dove lavoro ora, la Stefano Ricci. Anche lì ho trovato un ambiente di persone che mi trattano come lavoratrice. Che sono contenta di vedere un prodotto finito fatto da me. Mi sembra di essere un artista. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from out of space. E dove lavoro fa? 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 E abbiamo pensato a un tirocinio d'osservazione, c'era questa possibilità di svolgerlo con la cooperativa Il Girasole attraverso l'aiuto della provincia. Me l'ha stato detto, c'è un tirocinio di osservazione in un laboratorio di pelletteria che ti potrebbe dare anche una spinta per forse trovare un lavoro. Sono qui in percorso TDO, hanno la possibilità di confrontarsi con delle aziende che ci offrono una commessa reale e quindi di venire osservati direttamente in lavoro, quindi un lavoro effettivo, e di potersi relazionare effettivamente con gli ambienti delle aziende con cui siamo in contatto. Quindi la possibilità di formarsi con le mansioni dell'addetto al banco effettive e con la riabilitazione alla situazione lavorativa. Gabriele era una persona che comunque si sforzava, molto puntuale, molto responsabile, con delle difficoltà che tentava via via di superare, con una capacità critica anche rispetto al proprio lavoro, insomma, capace di stare con gli altri. Le verifiche che ci sono state sempre molto positive. Tanto che poi, col contatto, col collocamento mirato, c'è stata questa possibilità di lavoro al quale è stato accompagnato da Marco, che l'ha portato, presentato in ditta, accompagnato al colloquio, e tutto questo ha dato insomma luogo a un'assunzione vera e propria della quale siamo tutti contenti. Gabriele in primo luogo. Ecco. Dovendo fare un bilancio complessivo dei tirocini di osservazione per quello che riguarda la salute mentale, bisogna sicuramente sottolineare la buona prassi che si è venuta a creare con i singoli servizi. C'è stato un superamento degli inserimenti socioterapeutici per traghettare le persone nel mondo del lavoro con un ponte che prima non esisteva. C'è stata una sinergia di intenti, una buona collaborazione fra i singoli componenti dell'equipe e sicuramente una buona risposta da parte dei ragazzi che hanno partecipato ai tirocini d'osservazione. Incenzina davanti la fabbrica, incenzina il foulard non si mette più, una faccia davanti a un cancello che si
apre già. Vincenzi, n'hai guardato la fabbrica come se non c'è altro che fabbrica. Ti hai sentito anche dopo.